Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Siamo qui per questo evento con la presenza di Giovanni Impastato, proprio per far sì che questa testimonianza del fratello di Peppino Impastato abbia un senso, ossia quello di non mollare, affinché certi episodi tragici rappresentino un punto fermo, una pietra miliare per sterminare proprio determinate radici mafiose che subdolamente tendono comunque a ramificarsi attraverso nuove sistemi, nuove forme, nuovi modi di investimento, ma la mentalità mafiosa è sempre la stessa. Certo, innanzitutto un convegno per sensibilizzare e per tenere alta l'attenzione. Io ringrazio Pulsano Bene Comune, gli amici anche di altre associazioni dell'antimafia sociale che hanno organizzato questo evento. È importante perché bisogna tenere alta appunto l'attenzione, soprattutto da alcuni settori della pubblica amministrazione che alcune volte hanno una commistione incredibile. Penso alle vicende giudiziarie di un recentissimo passato nella provincia di Taranto e penso anche alla gestione dei rifiuti. E senza adombrare alcun connubio, alcun teorema e alcun complotto, assolutamente non vogliamo adombrare nulla, e lo ribadisco, però vogliamo attenzionare e dire che anche sugli impianti dei rifiuti c'è questo rischio. Quando parliamo di ecomafie. Ecomafie. E in un momento come questo, in cui a Pulsano si parla di impianto di compostaggio, ritengo che, lo ribadisco, senza adombrare alcun connubio e a voler fare assolutamente a costruire nessun teorema con quello che sta accadendo a Pulsano, però noi riteniamo che anche per questo i cittadini di Pulsano debbano essere informati dei rischi, dei pericoli, e quindi noi, lo ribadiamo, siamo fermamente contrari alla realizzazione dell'impianto di compostaggio e siamo, diciamo, moderatamente ottimisti che si possa rigettare il procedimento di adesione, l'autocandidatura che c'è stata da parte del Comune di Pulsano per la realizzazione di un impianto di compostaggio qui a Pulsano.